L'ultimo nostro ospite, ma non per questo meno importante, il dottor Alfonso Cavezzini, che è vicepresidente del Consorzio Regionale Toscana Verde. Parlava prima il presidente Amato di regioni, quindi di esperienze regionali. Allora invito il dottor Cavezzini, eccoci qua, per la sua relazione. I tempi sono un po' stretti. Anche perché vogliamo fare anche delle considerazioni finali di questa giornata. Grazie. Ho avuto la possibilità di, come dire, portare un mio piccolo contributo. Ecco, sì, noi siamo quelle aziende che dianzi venivano citate, cioè siamo circa 1200 persone con un numero di 20 cooperative che operano in tutta la regione toscana. Naturalmente noi siamo, come si dice, datati nel tempo, cioè noi veniamo dagli anni 1976, lì che nasce la prima cooperativa, ma abbiamo avuto, come dire, l'impulso da quella legge numero 57 del 5 marzo, che era la legge che prima veniva citata, sulla multifunzionalità. Da lì, come dire, abbiamo avuto una possibilità di crescita e di sviluppo, cosa che fino allora era, diciamo così, più di carattere assistenziale, cioè l'impresa nasce in quegli anni, negli anni 2000. Cresce, si sviluppa. Noi diciamo sempre che ci consideriamo i guardiani del territorio. La nostra occupazione è prevalentemente in montagna. E quando prima si diceva che il territorio ha subito un abbandono, noi questo fatto lo constatiamo tutti i giorni. Noi costantemente, durante i nostri interventi, i nostri lavori, constatiamo quello che è l'abbandono del territorio e in particolare della montagna, cioè il progressivo impoverimento dell'agricoltura ha fatto sì che ormai coloro che rimangono in montagna a presidiare il territorio siano pochi e anziani, e cioè quindi è il territorio montano, al di là del bosco che comunque sicuramente non ha più cura, ma proprio il territorio stesso, la mancanza dei famosi muretti a secco che proteggevano, delle scoline che regolamentavano l'acqua, oggi non esiste più. Ecco, noi facciamo questi interventi, li facciamo lungo tutto l'arco dell'anno. C'è da dire che noi facciamo interventi di manutenzione del bosco, noi non facciamo utilizzazione del bosco, noi manutenzioniamo il bosco, lo facciamo prevalentemente nel pubblico, lasciando ai privati gli interventi sui privati. C'è da dire che nel mondo del bosco privato e nel momento in cui si va a fare l'utilizzazione del bosco, ecco, lì probabilmente ci sarebbe da discutere molto. Perché? Perché non sempre gli interventi vengono fatti secondo le normali norme forestali, ma spesso c'è l'improvvisazione. Spesso è caratterizzato da, come dire, una forma di lavoro anche nero. Oggi, ultimamente, ci sono molte imprese che sono fatte, come dire, anche da extracomunitari e che del bosco cercano, come dire, di sfruttarlo, non tanto di presidiarlo e di mantenerlo. Noi di questo ne facciamo sempre e costantemente una denuncia, proprio perché ci rendiamo conto spesso, proprio dalle nostre, come dire, dai nostri interventi, che accanto c'è questi tipi di, ci sono questi tipi di lavoro. Ci sono questi tipi di lavorazione. Ecco, l'altra cosa che qui vorrei dire è che noi come cooperazione forestale abbiamo, per scelta della regione toscana, ma anche per volontà nostra, evitato di essere, come dire, coinvolti nelle operazioni di ripristino e di repressione degli incendi. Noi siamo completamente fuori da questo, proprio perché non volevamo avere, come dire, eventuali strumentalizzazioni da situazioni di incendi e quant'altro. Quindi noi negli anni abbiamo
ci siamo sempre comunque specializzati nella cura del bosco, però abbiamo, come dire, dovuto reinventarci anche nella cura e nella manutenzione del territorio. E purtroppo noi interveniamo spesso, troppo spesso, nei ripristini del territorio. Poco interveniamo nella prevenzione. Io sto facendo proprio in questi giorni con la mia azienda un lavoro dove stiamo intervenendo in briglie, appunto come manutenzione, dove erano circa 60 anni che non c'era stato intervenuto. Quindi voi capite che non essendoci una cura, una manutenzione, il rischio naturalmente dei disastri che poi spesso succedono è grandissimo. Quindi io sono pienamente d'accordo che bisognerebbe, come dire, presidiare maggiormente il territorio, però bisogna anche dire una cosa, che gli strumenti per fare questo ci sono. La legge che citavo prima, la legge 57, con i suoi decreti attuativi, il 227 e il 228, prevede anche che per quanto riguarda le forme delle imprese agricole, siano esse singole o siano esse associate, ci siano la possibilità, c'è la possibilità che gli possano essere dati anche lavori magari più piccoli, ma nella manutenzione del territorio dove esse operano. Ecco, spesso questo non viene fatto. Devo dire che in Toscana questa cosa ultimamente si sta molto, molto verificando sempre di più. E da questo punto di vista credo che ci sia una maggiore attenzione per quanto riguarda il territorio, ma credo che ci sia anche una forma, come dire, di redditività per quelle aziende, aziende agricole che ormai tutti sappiamo sono in grossissima difficoltà. L'esperienza nostra noi la consideriamo estremamente positiva perché dà la possibilità di lavorare, dà la possibilità di occupazione a persone che altrimenti sarebbero davvero in mezzo a una strada, perché sono in zone marginali e montane della nostra regione. Questo ha fatto anche permettere di crescere le aziende. La cosa però inspiegabile è che la regione Toscana ha una spesa estremamente limitata nel settore della forestazione. Sono all'incirca 5 milioni di euro all'anno, e pensate che la regione ha il 50% del suo territorio che è un territorio coperto da vegetazione boscata. Nonostante ci sia stato ultimamente un grande impegno anche da parte della politica, c'è da dire che ad oggi noi ci troviamo a fare dei conti con gli interlocutori che vengono improvvisamente a mancarci. Il fatto dell'abolizione delle comunità montane, ma delle comunità montane quelle vere, quelle che veramente erano in montagna, per noi in questo momento, come dire, ci viene a mancare l'interlocutore tradizionale e quindi non sappiamo quale sarà o con chi dovremmo da oggi in poi confrontarci su queste questioni. C'è da dire che molto di quello che succede, diciamocelo francamente, l'influenza della politica è notevole. È chiaro che per un politico è molto più semplice fare un intervento in un parco urbano, perché è più visibile, che farlo in fondo a un fosso a chilometri e chilometri o in cima a una montagna che nessuno lo vede. E quindi da questo punto di vista, come dire, si privilegiano più interessi di carattere, di visibilità, piuttosto che quelli veramente dove c'è la necessità. Io vi ringrazio.